mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Volare. Dipinto di blu, felice di stare lassù. Prego, prego. Allora, buongiorno, ben ritrovate all'aria che tira. Che silenzio che c'è oggi, fa una certa impressione. Ma va bene così, se serve svuotiamo gli studi televisivi, smettiamo di baciarci e di abbracciarci per un po'. Siamo tutti alla distanza di un metro, facciamo tutto quello che ci dicono di fare per battere questo stramaledetto virus. Bologna! Perché mezzo milione di persone spendono tempo, pagano soldi, prendono pioggia e freddo per stare con una sardina in una piazza? Perché ci eravamo rotti i coglioni! Parlano stretto, fate non accarazzate, baciare le anelli di mani mozzate, disoccupati con... Buonasera Walter. Buonasera Massimo. Non ci possiamo avvicinare, non si può più abbracciare le persone. Roma! Esattamente un mese fa la piazza di Bologna lanciava un segnale: qui non si passa! E in quel momento abbiamo vinto. Abbiamo vinto 113 piazze a zero in un mese. Tanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare. Fa effetto vedere la tua città, come tutte le città italiane, avvolte dal silenzio. Mi viene in mente quando queste piazze erano piene di migliaia di ragazzi, è una specie di... il paradosso incredibile, perché in fondo nella storia italiana l'Italia è una città fatta di piazze. Le piazze sono il luogo della socializzazione, dell'incontro, e adesso sono vuote. Perché è furbo sto virus? Anzi no, non è furbo, è intelligente. Gli distruggi l'habitat, gli copi i pipistrelli. Lui fa il salto di specie, va all'uomo, ha fatto bingo, ha vinto la lotteria. 8 miliardi di prede potenziali, 8 miliardi di macachi che non riesce a stare distante l'uno dall'altro, che viaggia chilometri per andare a toccarsi, che non riesce a rinunciare a una pericena. Basta essere furbi. Basta non coparli subito, basta non farsi notare troppo sull'ospite ed è fatta a tempo, 2 mesi e sei il paron del mondo. E non lo fermano le frontiere, il virus, per il virus. Siamo bestie, bestie siamo, non lo fermano le frontiere. Salta da una bestia all'altra, siamo tutti, tutti sulla stessa barca. Perché siamo troppi. Consumiamo troppo. Mangiamo fuori tutto, siamo come una specie di buco nero, come il bovolo in fondo alla vasca da bagno che aspira tutto, attira tutto a sé. Abbiamo attirato il virus. Ora non sapevo pensare. È che quando sto fermo è il cervello che lavora.
Non vedo l'ora di tornare a lavorare. Non vedo l'ora di tornare a pensare come prima, di tornare a pensare normale, di dare la colpa a qualcun altro, a quelli di fuori, a chiunque altro, a tutti, fuori che a me. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Certo che vederla così, non so, che emozione ti dà? Il silenzio, il vuoto? Che meraviglia. Eccola qua, certo è una meraviglia. Io penso che la bellezza ci deve sempre ricordare da dove veniamo e chi siamo. La bellezza delle opere di questa città e dell'Italia intera. Questo silenzio è quasi avvolgente, quasi protegge, no? Un po', perché non siamo abituati. Non fa paura. Inquieta, la paura è una cosa diversa, c'è cioè un'inquietudine, no? Un non sapere, non sapere cosa ci aspetterà. Marce Domine, marce popolo tuo, nei eternum i lascaris no. Ecco, la dolce vita è esattamente l'opposto di quello che viviamo oggi. Oggi siamo chiusi nelle case. L'amara vita. Negli anni 60 era proprio, no, l'exploit, socializzare, andare, godersi la vita e oggi le non amicizie. Ci possiamo neanche oggi abbracciare. Come prima, però ci sta la gente, comunque l'alcol vince sempre. Stiamo aspettando 3 ore un tavolo qui, vorremmo bere perché non sappiamo dove andare a ballare. C'è un decreto legge che dice evitiamo gli assembramenti, evitiamo i contatti, perché continuiamo a farlo? Perché pure se il mondo va così, non è che può finire la vita. Sì, se n'è andato. Ma chi è? Sono vecchi amici, vecchi colleghi, vecchi compagni, vecchi, insomma, sono vecchi. E che vanno? Movida! Se non ora, quando? Ma che sei matto? Sei annato, divertite, va. E mo dici così.
Dice che sono pazzasca, sarà il fascino della tedesca, vola uno spicchio della mia pesca, frutta fresca. Fruttivendola. Ha lavorato sempre, non si è fermata mai, in trincea, eroina. Arriva mischia tempista, finalmente la situa inizia. Pazzesca! La movida è qua? Movida! Avanti un altro! Ma un altro ci sta. Ehi, tengo la paura ma fa niente. 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 Ho invitato solo un po' di gente. Vai tranquillo che tra un po' si riempie. Ti prego non andare che mi scende. Se no devo viaggiare con la mente. Hasta la vista. Hasta la vista, la vista. Hasta la vista. Hasta la vista, la vista. Ho paura ma fa niente, qua si rischia. Lo può dire il governo, lo può dire chi vuol che sia, però io non mi richiudo a 25 anni in casa. Uscite serali, quanto ti stai limitando? No, il limite non c'è, perché se deve accadere, accade e basta. E allora via libera anche a baci e abbracci. C'è un po' di psicosi eccessiva in giro, è un'influenza che adesso si chiama coronavirus. Noi ragazzi siamo meno soggetti a essere contagiati, quindi usciamo, ci divertiamo. Aiutiamo l'economia, almeno la facciamo continuare a girare. Alla faccia del coronavirus, vada. Movida. Sì. Bravo, bravo. Fuori c'è vita, fuori c'è movida. La vita loca de mo, de ora, de mo, la movida. Ta sei meritata. Vado a vedere un assembramento. Tratta svagata, dai, su. Pare che ieri sia pure intervenuta la polizia per scioglierlo, però niente, questi continuano a vedersi là, più o meno sempre al solito posto, proprio non ne vanno a sapere di separarsi. Gli piace stare insieme. Lo so, ma del resto come fai con queste belle giornate? Ma infatti, ma come fai? Ma la gente non è che gli puoi chiedere di stare a casa, di non vedesse. Non vi preoccupate, ho fatto un po' di movida sti giorni, sarà l'aria. Tranquilli. Questa è la via delle discoteche di Milano. Non c'è nulla. Che proseguirà inevitabilmente anche con la possibile apertura dei nostri locali, forse in modo ancor più significativo. Dunque io esco, vado dove voglio. Conte mi ha dato il permesso, posso andare dove pare e non devo rendere conto a nessuno, figuriamoci a voi. Tante care cose, vado nel mondo di fuori. Cioè, chiariamolo, non è ancora il tempo dei party, delle movide, eccetera. No, no, no. Il suo pensi che sono saltate tutte le regole di precauzione, se no la curva risale, mi raccomando. Io durante la quarantena invece ho letto tantissimo. Ho letto tutto Burioni. Fregna! Poi ho visto su Netflix la serie sulla vita di Burioni da Fazio. Dice che non si sa se si fa un'altra stagione, tocca vedere i contagi come vanno. E comunque solo ora apprezzo il piacere delle piccole cose, tipo il rumore del trapano al mattino. Il rumore del trapano al mattino è poesia. Il canto dei gabbiani cannibali. Tutte le mattine mi alzo e gli porto mezza mucca da mangiare. L'autoerotismo appena sveglia. Al mattino? Appena sveglia, certo, e passi subito in vantaggio. E si aspetta la sera che sei stanca, ma chi gli va? Amici e amiche, quanto autoerotismo, quanto, aiutatemi a di quanto. Quanto? Quanto? Tanto, tanto. Un botto proprio, proprio un botto, mi sono proprio ammazzato, così. Vedremo, mi raccomando, non fate danni, eh! Ti preoccupa!
fa così che mi fa più male, su. Figurati che io manco voglio uscire, una FIFA uscì fuori, però prima o poi se ne devo andare. Però tutte le cose belle finiscono, pure le quarantene. Dai, è un ultimo sforzo, finisci e poi tutte le vacanze. Dopo che fai, dopo che fai? Maldive, Caraibi, Cupra Marittima. Che fai, che fai, che fai? Lascia stare. Dai, chissà che fa uno come te. Senza di noi sai come ti rompevi il cazzo sti tre mesi. No? Oh! Come fai a andare così? Oh! Ve ne volete andare? Andatevene, quella alla porta, forza! Prima che mi occupasse casa io c'avevo una vita. Io facevo cose, vedevo gente, io mi assembravo con tutti. Con tutti, tutti, tutti? Con tutti, se ti ho detto con tutti mi assembravo con tutti, va bene? Sì, purtroppo con tutti perché sono un professionista serio io. Primo giorno di Movida, primo giorno di polemiche. A Roma, come in tutta Italia, i giovani tornano in piazza a bere spritz e chiedere normalità tra mille regole e altrettante accuse. Durante la quarantena, che c'erano molti più anziani in giro che giovani. E i vecchi che uscivano in quarantena, no? Che forse è meglio il rischio di avere qualche Covid in più che una generazione che si butta giù dal balcone. L'importante è mantenere le distanze. E voi le state mantenendo, le distanze? Sì. Non c'è troppa gente qui, secondo me. Non c'è troppa gente? La gente si è rotta le scatole, sinceramente. Purtroppo mi sento colpevole, però era da un po' che non uscivo, eh. Secondo me in Italia c'è stato troppo allarmismo. Cioè, vedere gli elicotteri rincorrere la gente sulla spiaggia a creare delle persone una paura. Corre. Questa è una piazza piena di persone, quindi è una situazione un po' diversa. A me sembra tutto tranquillo. Spesso è nel cervello. Non pensi, io sto in giro, poi magari vedo, non so, mia nonna o un parente che ha qualche anno in più di me, e non pensi di poterli mettere a rischio? No. No. Assolutamente. Noi abitiamo giunti insieme e se uno tiene il coronavirus tutti... Se ci rimettono tutti a casa di nuovo... E se si penserà un passo alla volta, Roma non si fece in 7 giorni, yamma. No. Non siete un po' troppo vicini? Vero, aiuto, distanziateci. Volevo fare una fotografia e mi è beccato senza mascherina. Questo potrebbe essere il lavoro degli assistenti civici, 60.000 volontari in tutta Italia per ammonire le persone e far rispettare le regole anti-Covid e il distanziamento sociale. Sarà una bella rottura, però alcune persone servirà. È normale che le persone dopo 2 mesi cerchino il contatto umano. E ti aspetti? Poi che metti 60.000 operatori volontari a fare i cani da guardia, secondo me non ha senso. Ha prenotato la seduta sulla panchina? La seduta sulla panchina? Si deve registrare e poi deve fare una firma digitale. Che cazzo, di dati gli do a nessuno, non te preoccupare. No, li dia a me per cortesia. No, io mi chiamo Mario Detta il professore. Perché professore? Perché sono professore di vita io. Io sono in veste di memodrone. Il memodrone fa come il Nembo Kid, questi che volano, vola. No, se volo, dove vado? A fanculo vai, ma dove vai? Andiamo, da io. Buongiorno. Io sono Memo Remigi Drone, Memo Drone. Messi cazzi. C'è interesse? Ti spiego, stiamo compilando un registro delle panchine. Lei è seduto sulla panchina numero 2. E invece quella sei... è tutta prenotata. Ma di che? Ma quando mai? Sono 10 anni che sto sedendo a queste panchine. È arrivato Memo Remigi, mi fa prenotare la panchina. Guardi, in base al mio registro, è libera la numero 11. Leo, per favore, vuoi accompagnare il signore alla panchina numero 11? Grazie. Andava alla panchina numero 11. Andava alla 11. Mi sa che ci sono abusivi, Umberto, sull'11, eh? Mo vedemo allora, che ne so? C'è gente, Memo. Ai. Umberto, questa è la tua panchina, mi risulta libera. Mo io devo far sa. Signora, si alzi perché lei non ha prenotato. È marzo, che è prenotato? Pure le panchine al giardinetto sono prenotate. Ho detto che la panchina è questa qui, mo vedi da...
Ora, questa è una situazione, diciamo, che abbiamo creato noi, ma avete visto come si mangia al ristorante? Ormai è tutto credibile. Se arriva qualcuno e dice io ho prenotato la panchina, e tu per un attimo dici forse è vero. La signora sicuramente è brutta. Io non mazzo, manco se me lo dice il Papa. Abbiamo messo a far litigare con la gente. Guardi signora, si alzi perché questo è un diritto. Ma l'hanno pagato. Ma dove sta scritto? L'ho detto pure io prima, che si dice adesso? Ma vada a fare una passeggiata, va bene, va. Dai, su, si alzi, signora. Senti, ma avete rotto le scatole. Andate dove andate e basta. Ciao. Grazie, cavolo. Vedi, non mi posso mettere a sede. Puoi goderti certo. I tuoi meritati 15 minuti. Come 15 minuti? Ah. Dopo sta litigata con qua, signora, mi dai 15 minuti. Ma che cazzo, ma che dai? Mi raccomando, quindi, vabbè, ma è andata bene, dai. Abbastanza bene. Comunque il registro lo stiamo formando. Mi sembra una grande idea. Dai, Leo. Dai, Memo. La salute prima di tutto. La salute prima di tutto. Due o tre metri, sì. Gli italiani hanno dimostrato un enorme buonsenso, però vogliono tornare a vivere con cautela, a distanza, con le mascherine. Poi è curioso che ci abbiano crocifissi per delle manifestazioni pacifiche, pulite, ordinate, mascherinate il 2 giugno, quando prima e dopo a sinistra hanno combinato la qualunque, in qualunque piazza, senza che su mezzo giornale ci fosse mezza critica. Però mi perdoni, là le critiche erano a lei che se l'era tolta, non ai manifestanti. No, cioè, la mascherina loro dicono... l'avevo abbassata. Ragazzi, io posso invitare, devo invitare perché gli italiani a usare la testa. Perché si prevede che non abbiano un ruolo di esempio. Invece lei è un leader, aspirante Presidente del Consiglio. Io dice, ritengo che gli italiani abbiano diritto di tornare a vivere. Perché rischia di fare più morti la fame del virus. E che c'entra con togliersi la mascherina? No, ma io ce l'ho di là la mascherina. Vado in giro, vado a letto se vuole con la mascherina, se la rende tranquillo. Detto questo, se si vuole criticare pregiudizialmente qualunque iniziativa organizzata dalla Lega, lo si può bene, fare. Era lei ma che faccio... si toglieva la mascherina. Ma io per parlare... Ma me posso togliermi la mascherina mentre parlo? Ma qua si faceva una foto... Guardi qua, era solo per farsi la foto. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No. No? E se non sta un metro e mezzo, no. Allora... Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Hanno fatto un flash mob. Artisti, aiuto, venite! Vi rendete conto che mob per protestare, per manifestare, bisogna fare i flash mob? Oddio, c'avevamo 50 anni i flash mob, quanto ci sono stati sul cazzo sempre i flash mob? A manifestazione, pum, che adesso c'è e adesso non c'è. E adesso servono pure i flash mob, qualunque cosa sia. Perché te devi sbrigare, perché poi arriva la polizia. Questa manifestazione è assolutamente legale e senza colore politico. Io non ho ricevuto i 600 euro, io ho perso il lavoro perché sono libero professionista, ho avuto i problemi che... Perché mi hanno chiesto del tutto? No. Okay. Qui nessuno ha autorizzato a parlare a nome dei ragazzi d'Italia. Cosa fa con quella mazza? Non avrà mica partecipato anche lei agli scontri di venerdì scorso a Casal Bertone? Prima di tutto, questa non è una
ragazzi, uno scudo. Perché noi propagandiamo solo qualora provocati e rincorriamo solo qualora rincorsi. Secondo di tutto, vengo proprio adesso dal presidio dove abbiamo voluto manifestare per dire no alla violenza della logica mafiosa e dell'antifascismo militante. Sì, è una teoria un po' difficile da sostenere, ma insomma comunque... No, ma manco per niente! Io infatti sono qui a testimonianza che noi vogliamo proprio soffocare questo brutto clima d'odio che si è venuto a creare e sono venuta a invitarvi a voi, malgrado Zecche, alla nostra serata. Domani serata turbocogliardica! Yours is the quest that's just begun. The following measures are going into effect immediately. First, we are ending the riots and lawlessness that has spread throughout our country. We will end it now. Today, I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. One day, when the glory comes, it will be io volevo fare una cosa su George Floyd, perché dopo sti giorni di merda che uno dovrebbe parlare solo delle casse integrazioni che non arrivano, o se arrivano sono così tassate che per non bonificargli tu spicci e dura mini, un sacco di gente gli stanno andando direttamente tre goleador che famo prima. In tutto sto scenario desolante, sta cosa che tutto il mondo si solleva contro il razzismo e contro la brutalità poliziesca, mi pareva comunque un barlume di speranza. Volevo fare una cosa fighissima e paracula, cioè andare in Piazza del Popolo a manifestazione, registrare una chiacchierata con Pischella e una Pischella neri, fargli doppiare il cartone a loro, così io non dovevo pensare un cazzo, tanto parlavano loro. Eppure se dicevano una roba efferata tipo bisogna bruciare i simboli dell'oppressione e poi buttare i bigattini nei cessi di Montecitorio, sì, qualcuno mi cagava il cazzo, io gli potevo dire oh ma che fa, ma l'ha detto lui, ma mica l'ho detto io, ti è parlaci. Ma domenica mattina io non mi sveglio, non mi è mai capitato, io ho l'insonnia mortale da 14 anni, non dormo un cazzo mai tranne oggi, unico giorno che mi faccio 12 ore di coma profondo. Comunque mi pare evidente che la mia ghiandola pineale, altresì detta epifisi, che la ghiandola che regola l'ormone del sonno, sta fissa col suprematismo bianco, anzi sta proprio col Ku Klux Klan. Se no non si spiega. Mi sento una merda, mi guardo allo specchio e vedo Trump che mi dice fatto bene, ma che ci andavi a fare con ste zecche? Andiamo a Ponte Milvio, c'è sta un bar che fa i sciottini di gin e clorochina. Però io non desisto e penso vabbè, mi informo sui social, d'altronde servono a questo, no? In verità no, i social servono a ricordarti tutti i giorni che tutte le persone con cui sei stato nella vita mo c'hanno tre figli e un labrador, mentre te non sei riuscito manco a far campare la pianta sasso che c'avevi sul balcone. E in subordine servono a dare un palcoscenico a tutti gli esclusi della sagra del mitofono di Rock Calascio. Per cui la mia bolla social si divide tra la gente infervorata che si sta tatuando su tutta la schiena il commissariato di Minneapolis in fiamme e sotto il ritratto loro mentre disarmano da soli un plotone della Guardia Nazionale facendo l'elicottero col cazzo e se lanciano in proclami efferati pure se non gli è mai fregato un cazzo né del razzismo né dei abusi né dei morti che ci sono stati. Vabbè, ma quando è morto Stefano Cucchi io però stavo alle 5 terre e là non piavo il wifi. E dall'altra ci stanno persone che sono genuinamente convinte che nel fuoco delle rivolte americane gli oppressi si stanno a calcaso l'unico cellulare buono, bramosi di leggere i loro consigli su come ci si comporta in società. Caro venerdì, la tua ribellione è giusta, ma nel mio galateo del buon ribelle spiego chiaramente che puoi esprimere amarezza per il tuo simile ammazzato purché te lo faccia con educazione e masticando con la bocca chiusa, se no passi dalla parte del toreto. Niente, siamo ossessionati da sto dibattito dei buoni e dei cattivi, perché se quelli sono veramente poveri se rubano le scarpe invece di rubassero il riso bianco col petto di pollo, tutti devono dire la loro su questo e non si trova una sola spiegazione decente
recente e chiara, per esempio, degli effetti di questi giorni di protesta. Tipo 800.000 città americane stanno a levare i soldi alla polizia, stanno a recidere i contratti, a cambiare la destinazione dei fondi dalle guardie alle comunità. Il consiglio municipale di Minneapolis, addirittura con una maggioranza di 9 consiglieri su 12, ha dichiarato che vuole smantellare proprio il dipartimento di polizia della città. Mo, io pure mi chiedo, ma che vuol dire? Che diventa una comune dei fricchettoni? Probabilmente no, perché in America c'hanno 800.000 corpi federali, statali, lo sceriffo, i ranger, i cani robot, però individuano nella polizia locale qualcosa di irriformabile per il razzismo che c'ha, e se stanno a provare a immaginare una smilitarizzazione della sicurezza pubblica insieme alle comunità. Mo, sta roba funziona, non funziona, è una bomba, finisce in tragedia, io non lo so, però se le rivendicazioni di questo movimento sono queste, se il dibattito americano, quello del New York Times e della CNN, no, è il Corriere dell'Ippi Picchiatello, è questo qua, ma sarà più interessante pure per noi parlare di queste cose invece che indagare ossessivamente sul 740 di quello che si è azzottato la TV al plasma? La domanda ovviamente è retorica, perché al massimo dell'estro in tutti sti mesi che tutti dicevano che bisognava ripensare la società è stato di chiamare un premio Nobel per ingegneria per capire se può montare una barriera dei plexiglass intorno a un panino che ha frittato sulla spiaggia, mentre qualsiasi altro argomento di organizzazione del vivere collettivo suscita una risposta sola: ma sti cazzi, il vivere collettivo dove va a vedere te insieme a tre vecchi all'Apollo 11? Noi vorremmo avventure, i negri che bruciano cose, zecche menate, le guardie buone che si inginocchiano. È arrivato Lars von Trier che ci voleva venire ma scarpone le palle a tutti. Voglio vivere così.